Allora, io poi mi lascio prendere da questi discorsi che trovo avvincenti, importanti e interessantissimi, chiaramente, e il tempo vola purtroppo. Quindi grazie per aver preso posto nuovamente, grazie anche a voi per essere tornati e non essere fuggiti durante la pausa. Ora ci saranno, avevo una marea di cose appunto da proporvi, una marea di temi, ma vorrei in realtà prima di rischiare di soffocare il tempo che abbiamo a disposizione con tante domande, tanti contributi, uno degli aspetti che mi è piaciuto, mi ha preso di questo invito che ho avuto dall'SGL, di cui sono estremamente grato, l'invito, è quello di cercare di fare di avere una riflessione che possa essere proprio un utile concretamente per l'SGL. E mi piace molto che ci siano persone di estrazione, provenienza così diversa sotto certi aspetti, per cui potete veramente dare anche, a parte chi lavora attivamente all'interno del servizio glaciologico, anche chi non lavora attivamente può dare un contributo, secondo me, molto importante e utile, con una visione magari un po' più distaccata. Ovvero, 30 anni dell'SGL. 38% dei ghiacciai lombardi scomparsi e nei prossimi 30 anni, ora, quanti ne potrebbero scomparire una stima in 30 anni? Quasi tutti. Quasi tutti, no? Ok, nei prossimi 30 anni potremmo non avere più l'oggetto di studio del Servizio Glaciologico Lombardo. Io so che c'è una grande riflessione adesso all'interno del Servizio Glaciologico sul futuro stesso del Servizio Glaciologico. Uno, ha un futuro, dovrebbe avere un futuro. Se dovrebbe avere un futuro, che futuro potrebbe avere, visto che i ghiacciai obiettivamente non si misureranno più di tanto? Che contributo eventualmente la società potrebbe avere nei prossimi 30 anni e chissà magari ancora oltre? Ecco, qui veramente lascerei aperto a tutti voi, totale libertà, creatività, partecipazione, quello che pensate, una risposta può anche essere, secondo me, si può anche chiudere, no? Questa potrebbe essere anche una presa d'atto di una situazione in cui viviamo, ma magari no. Quindi, prego. Pensateci un attimo. No, guarda, comincio io. Se... No, no, vai, no, no, vai, vai. No, vai. no, no. Vai, Luca e poi Walter. No, no, vai, vai. No, Luca, poi Walter. Luca, poi Walter. Ok. No, mi sono permesso perché in realtà è un problema che intercetta una riflessione che sto facendo da tempo senza risultati soddisfacenti, quindi non sarà neanche quanto sto per dire. Però tu hai proposto una scansione, no? Una sorta di un prima, un oggi e un futuro. E credo che dentro questa scansione temporale ci siano dei passaggi. Quando 30 anni fa è nato il servizio glaciologico, l'idea era una sorta di continuità, mi pare, magari Antonio mi smentirà, ma insomma una continuità che arricchisse anche un'eredità che secondo me stava ben scritta nell'introduzione, nella prefazione al primo numero del bollettino del Comitato Glaciologico nel 1914. Lo ripresi nel primo numero di Terra Glacialis, le parole di Somigliana che diceva raccogliere il maggior numero possibile di dati sui ghiacciai. E mi pare che le cose siano state così per circa un secolo o poco meno. A un certo punto, però, la riflessione sui cambiamenti climatici, lo studio dei ghiacciai ha intercettato il problema dei cambiamenti climatici e lì c'è stata un'evoluzione che mi pare dentro il servizio glaciologico sia stata colta sin dall'inizio, sicuramente già a partire dalla metà degli anni 90. A riprova, sono andato a rivedermelo, c'è cioè l'introduzione scritta da Antonio nel primo numero di Terra Glacialis che faceva un chiaro riferimento alla matrice industriale del cambiamento climatico. Per 20-25 anni, non solo per il servizio glaciologico, ma in generale, mi pare che i ghiacciai
hanno avuto questo senso, nel senso degli acciai, hanno avuto il senso di restituire nel modo più rapido, immediato, anche efficace possibile il cambiamento. Sono diventati i testimoni, lo sappiamo, del cambiamento climatico. A mio avviso però adesso si pone un problema, siamo nella terza scansione, il futuro. Detto che il futuro, come diceva Leopardi, si apparecchia nell'oggi, lo stiamo preparando oggi, l'abbiamo preparato talmente bene che il futuro di fatto già lo conosciamo. Mi viene in mente il titolo di un progetto che poi naufragò un po', che era nato proprio qua dentro una decina d'anni fa, voluto dal compianto professor Tabacco, Ezio Tabacco, che diceva studiare il futuro, il passato già, il futuro già accaduto. E noi abbiamo davanti un futuro che già conosciamo sostanzialmente, salvo eruzioni, astronavi o asteroidi, sappiamo che da qui ai prossimi 30 anni, a dir che tanto, del glacialismo alpino resterà ben poco, di quello lombardo ancora meno. E questo impone necessariamente una riflessione, perché quella passione che sta scritta lì si alimenta, lo diceva Antonio all'inizio, attraverso, in maniera anche inspiegabile, attraverso una presenza che è quella del ghiaccio. E che cosa può essere allora un'associazione, un operatore? E questa è la domanda che mi sono posto. Osservo una tendenza in atto da ormai da tempo, con inclinazioni diverse. Interessa molto di più il passato che non il futuro. Quando il futuro è certo, come in questo caso, o sostanzialmente tale, ci si rifugia, forse perché è più accogliente, accomodante, e non per questo noto, forse c'è più da scoprire oggi nel passato che nel futuro. E quindi, non a caso, tutte gli ultimi mesi, forse anni, di idee, di riflessioni, di discussioni con Riccardo, con Antonio stesso e con altri, guarda, per ragioni più estetiche, più culturali, guarda al passato come qualche cosa da conoscere ancora, perché manca ancora una conoscenza di dettaglio, e quindi scappiamo nel passato. E mi chiedo se il futuro del servizio glaciologico non debba essere sostanzialmente questo. Quindi tu hai detto provocatoriamente io suggerisco di cambiare il nome sin da oggi e di farlo diventare un servizio paleoglaciologico lombardo, così da garantirne eventualmente, però la stessa cosa guarda che riguarda il comitato glaciologico, comitato paleoglaciologico italiano, potrebbe essere un'opzione per mantenerlo in piedi, è una provocazione ma non lo è del tutto. Ecco, magari rivedrei giusto il nome, perché quel paleo, però queste sono questioni di marketing più che altro. Andrebbe sui giornali tutto il mondo. Esattamente. Paleoglaciologico. Sì. Me lo suggerì professor Smiraglia 30 anni fa. Allora. E allora funziona. Walter? Sì, no, l'idea, diciamo, mi ha in parte anticipato. Giustamente, come ha fatto notare, il Comitato Glaciologico ha esattamente gli stessi problemi, nel senso che sono moltiplicati un po' per tutto l'arco alpino. Forse ci saranno delle aree un po', i nostri colleghi della Valle d'Aosta, che magari saranno un po' più fortunati avendo ghiacciai molto più alti in quota, e quindi potranno, diciamo, continuare ancora per un po' più tempo, qualcosa di meno in Lombardia. Credo che Cristian Ferrari della SAT possa dire che è ancora peggio, conciato ancora peggio, tra virgolette, perché i ghiacciai sono ancora più critici. Certo, è vero che abbiamo ad esempio un ghiacciaio del Montasio che ha deciso di fermarsi, e sono circa una ventina d'anni, un quindicina d'anni che non si muove, che rimane fermo, e come comitato glaciologico continuiamo a monitorare e a studiare il ghiacciaio del Calderone, che sapete essere il ghiacciaio più a sud d'Europa, è grande come sta stanza, forse è un po' più grande questa stanza,
quindi volendo si può andare avanti, come si suol dire. Tutti sul Montasio. Tutti sul Montasio praticamente, comitato del Montasio. No, beh, c'è la possibilità che altri ghiacciai prendano questa strada. Poi c'è tutto il problema dei ghiacciai che si coprono di detrito, Claudio li ha studiati per anni, quindi diciamo forse si può andare avanti. Ecco, quello che cambia è l'entusiasmo che può esserci nell'andare a studiare un oggetto che uno guarda e non vede un ghiacciaio ma vede una pietraia. Ecco, questo potrebbe limitare un po', questo per la famosa domanda che mi è stata fatta, al futuro degli operatori. Ecco, magari è più difficile trovare operatori che vanno a lavorare su questi oggetti. E d'altro canto, diciamo, la situazione è questa, sempre nell'ottica del cercare di comprendere quello che sta succedendo, eventualmente modificare. Dovessimo oggi impazzire tutti e decidere che intendiamo fermare i cambiamenti climatici, comunque per l'arco alpino cambia nulla, cioè continueremo sempre a vedere un regresso di tutti gli ghiacciai. Quindi credo che sia comunque una considerazione che sì, va fatta sicuramente sul futuro delle associazioni che lavorano, che fanno questo per passione, e poi ci si ragiona. Un paleoghiacciaio potrebbe essere una paleoglaciologia, potrebbe anche essere un domani un interessante, non so però quanto possa diventare appetibile da un punto di vista anche mediatico. Questo non lo so, me lo dici te questo magari. Ho appena commentato che il nome un po' si impalla come nome un po', però vabbè, al di là di questo. Domenico. Sì, allora, mi è piaciuto l'intervento sul fatto che i ghiacciai sono testimoni. Questa era una frase che come dire, gli amici del Servizio Glaciologico Lombardo hanno condiviso anche quando li abbiamo invitati appunto al Climate Social Forum, no? E hanno proprio, mi ha colpito veramente questa frase nel loro intervento, che diceva appunto che i ghiacciai sono i testimoni silenziosi del cambiamento climatico. E partiamo da questo assunto e poi, come dire, come nella nostra pratica, ragioniamo per scenari. Io non voglio essere catastrofista a prescindere, però ragioniamo per scenari. Scenario appunto in cui i ghiacciai scompaiono. Ieri è stata la giornata della memoria, giusto? Quindi un fatto abbastanza noto. Farei questa domanda: se qualcuno un giorno dicesse togliamo la giornata della memoria, quale sarebbe la reazione? No, una sollevazione popolare, perché la memoria è importante in ogni caso, anche di fatti che non sono piacevoli. Quindi il futuro deve essere che la memoria rimanga, quindi non sarei così catastrofista a prescindere. Supponiamo che invece ci siano delle probabilità che comunque si invertano le rotte, eccetera, eccetera. Il Servizio Glaciologico Lombardo fa nel monitorare, nel dare voce a questi testimoni silenziosi, è essenziale, proprio per quello che si diceva per quanto riguarda la comunicazione. Il vedere quanto un ghiacciaio si è ritirato, e l'ho provato sulla mia pelle, perché nemmeno io ero così cosciente di questa cosa, ma il vedere quelle foto comparate e l'effetto che il cambiamento climatico sta facendo è veramente forse il messaggio comunicativo più forte, più scioccante che possiamo trasmettere. Okay? Quindi è essenziale questo servizio che il SGL sta facendo, e per questo direi che il futuro c'è e sta nel rinnovarsi, come diceva prima l'ex presidente, ma nel continuare questa missione che è importantissima. Riccardo, Francesca? Sì, vabbè, io sono tirato in causa, gioco forza, visto che si parla del futuro dell'operatore glaciologico. E io penso che sia... questo aspetto lo stiamo cercando di mettere in atto, cioè nel senso che ci siamo resi conto dell'importanza comunicativa dei ghiacciai, e quindi gran parte della nostra attività adesso è dedicata proprio a cercare di testimoniare nel modo più efficace per le persone, oltre a raccogliere il dato scientifico che comunque serve e va avanti. E quella è una tradizione che siamo orgogliosi di portare avanti, perché sentiamo la responsabilità e il peso di avere dietro
un secolo di misure, insomma, persone che in tempi anche più difficili del nostro sono andati, commentavamo appunto nel 42, salivano a vedere dei ghiacciai sperduti a cui chissà cosa potevano interessare, ma per passione hanno portato avanti le misure per decenni e per oltre un secolo. Quindi c'è questa responsabilità nel cercare di arrivare fino a quando si riesce ad arrivare. Dall'altro lato la comunicazione diventa importante quando soprattutto abbiamo capito che è una cosa fondamentale, che l'impatto visivo di un ghiacciaio che scompare è molto più forte di qualsiasi grafico che può essere mal interpretato. Ci si può non credere a un grafico, ai dati, ai numeri, che ne abbiamo in sovrabbondanza per testimoniare quello che succede. Quando uno vede un ghiacciaio rimane colpito emotivamente, non dal punto di vista dell'intelletto, insomma, è una questione emotiva. E quindi questo è un aspetto importante. Quindi forse la figura dell'operatore si dovrà trasformare più da un operatore tecnico a un operatore ad una parte culturale. Cioè l'operatore è l'unico che da qui in avanti avrà l'esperienza diretta, che è un'altra questione fondamentale, penso, nella comunicazione. Riuscire a testimoniare, non per sentito dire, non perché ho studiato una cosa su un libro, ma perché l'ho vissuta io, l'ho vista io e te la racconto. Io sono stato qua, porti le persone magari a vedere un ghiacciaio e dici: io sono stato qua 20 anni fa, qua era così, adesso è una cosa diversa. Qua abbiamo fatto questi lavori, racconti le cose, quello che tu hai vissuto, l'esperienza che hai fatto, la racconti e mostri alle persone quella che è la tua conoscenza. E questo anche per quanto riguarda magari il collante per tutto quello che può essere la ricerca scientifica, a parte i ghiacciai in alta montagna. Perché l'operatore magari, che è stato 30 anni a fare la misura di un ghiacciaio, quella misura perde di significato, però ha raccolto un'esperienza dell'alta montagna che probabilmente nessuno ha, perché sono luoghi dove, tranne qualche alpinista, nessuno va a vedere ogni anno con costanza quei determinati luoghi. E quindi è un'esperienza magari per aiutare il biologo che deve fare un campionamento, per aiutare un campionamento sul posto, cose che magari da remoto con la tecnologia ancora non si riesce a fare, perché è ovvio che la tecnologia ha ridotto di molto la necessità del rilievo tecnico sul posto. Però l'operatore, di sicuro, se è un buon fotografo, aiuta, perché riesce a testimoniare un paesaggio che continua a cambiare e scomparire. Ma dal punto di vista culturale può dare qualcosa, e questa cosa può andare avanti, insomma, anche quando magari il ghiacciaio non ci sarà più. Poi, insomma, in Lombardia è vero che scomparirà nei prossimi 30 anni, comunque continueranno ad arretrare, però da metà del secolo in poi, in base a quello che faremo nei prossimi 10 anni, ci sia ancora una via diversa con gli scenari. Questa è una cosa che non è uscita, ecco. E che probabilmente fossi io il direttore dei servizi glaciologici o comunque di questi generi di servizi, sarebbe quello di mostrare chiaramente le diverse traiettorie in termini temporali. Un conto è se i ghiacciai si estinguiranno nei prossimi 30 anni, una storia molto diversa, e se si estinguiranno nei prossimi 100 anni, comunque insomma sono due o tre generazioni anziché una sola, insomma fa una bella differenza le risorse idriche e tutto quanto. Sì, quindi ok, molto interessante. Francesca? Sì, io tra l'altro volevo proprio fare anche riferimento a questo, nel senso che vedrei, diciamo, un futuro più a breve termine, con delle attività più a breve termine, magari un futuro più sul lungo termine. Nel senso che effettivamente quando parliamo delle proiezioni future abbiamo diversi scenari, non sono tutti uguali, ci sono effettivamente degli scenari più positivi, se vogliamo, degli scenari più negativi, e sono tanto improbabili quelli positivi quanto tanto improbabili quelli negativi, se vogliamo, o viceversa, tanto probabili quanto. E, effettivamente, anche dal punto di vista dei ghiacciai, la differenza poi a, diciamo, verso la fine del secolo, per quanto effettivamente i ghiacciai sono destinati a ritirarsi quasi completamente, però effettivamente se noi riuscissimo a impegnarci a portare avanti questa lotta ai cambiamenti climatici, effettivamente un po' di speranza potremmo anche averla, nel senso che magari ci rimane qualche ghiacciaio piccolino bianco ad alta quota, oppure appunto quei famosi ghiacciai che magari nel frattempo si coprono di detriti e quindi magari si conservano un pochino. Quindi diciamo che se noi effettivamente ci impegnassimo, anche riprendendo un po' quello che dicevamo prima del break, a combattere i cambiamenti climatici, effettivamente anche gli scenari futuri potrebbero essere diversi. E un po' sul breve termine, secondo me il servizio glaciologico
in questo senso può fare tanto, un po' come si diceva, no? Che i ghiacciai sono comunque il simbolo, rendono in maniera molto chiara e evidente che qual è l'effetto dei cambiamenti climatici. E quindi il servizio glaciologico ha questa possibilità, questo strumento molto efficace per fare divulgazione, per spiegare cosa sono e quali saranno le conseguenze dei cambiamenti climatici, proprio per l'impatto anche visivo di questo fenomeno sui ghiacciai. E quindi sicuramente nel breve termine il servizio glaciologico, secondo me, ha questa importante funzione, questo importante compito da portare avanti, che è un po' quello che stiamo facendo anche oggi, di divulgazione, di spiegare a più persone possibili, anche con l'utilizzo dei ghiacciai stessi, spiegare che comunque ci sono, possiamo fare qualcosa per combattere i cambiamenti climatici. E poi, diciamo, più sul lungo periodo, diciamo che le cose possono anche evolversi, nel senso quello che era 30 anni fa non è quello che è oggi, non è quello che sarà fra 30 anni e così via. Le cose si possono comunque anche modificare. Sicuramente il servizio glaciologico fa anche un'importante attività di ricerca in quella che è l'alta quota. Quando non ci saranno più ghiacciai ci sarà qualcos'altro. E sicuramente sarà tanto interessante, altrettanto interessante studiare questi altri ambienti, ci sarà sicuramente, avremo una vegetazione più ad alta quota, eccetera. Ci sono anche altri aspetti, come può essere quello del rischio in montagna. Nel momento in cui i ghiacciai si ritirano, anche alcuni rischi in montagna diventano più importanti e anche da quel punto di vista magari è importante fare divulgazione. Oltre al fatto che i ghiacciai non sono solo un bell'oggetto, un bel organismo che sta lì in alta montagna e finisce lì. In realtà i ghiacciai sono, tra l'altro, sono degli ambienti vivi e poi hanno delle ripercussioni anche su tutto quello che è l'ambiente alpino, parlando diciamo dei nostri ghiacciai, ma poi anche quelle che sono, hanno anche un impatto su quella che è poi la vita in pianura. Insomma, i ghiacciai forniscono, comunque sono anche una delle fonti di acqua, ad esempio anche per la stessa pianura padana, se vogliamo parlare della Lombardia, ad esempio. Quindi diciamo che i ghiacciai non finiscono lì, col ghiacciaio. È un punto, ritornando anche al discorso di ecosistema e di ambiente più in generale, portare avanti la ricerca anche sugli ambienti alpini e glaciali poi permette anche di avere una visione più chiara di quelli che possono essere anche gli impatti dei cambiamenti climatici anche poi a valle. Quindi quello diciamo. Che stai dicendo, che potrebbe essere forse uno spunto anche pratico, è un'evoluzione anche degli operatori glaciologici a diventare operatori di ambienti alpini di alta montagna. Adesso anche qua da rivedere ovviamente il nome, come metterla giù, sì. Però che portino conoscenza dei nuovi rischi, dei nuovi scenari, dei nuovi ambienti, della nuova ecologia, dei vari spostamenti appunto delle nicchie ecologiche, di tutti quei cambiamenti che sono la montagna del futuro prossimo. Quindi potrebbe essere una direzione evolutiva degli operatori glaciologici. Paola? Allora, avevo la stessa tua idea, precisa, quindi non la ripeto, però ecco, quello che volevo aggiungere è che appunto siccome il ghiacciaio ovviamente non è solo la massa di ghiaccio, ma è anche tutto l'ambiente periglaciale, se non andremo incontro a un trend di rallentamento di quello che è il cambiamento climatico, è evidente che avremo delle aree periglaciali più estese, che non saranno come quelle per i glaciali di adesso, perché anche loro andranno incontro a quelle che sono i cambiamenti climatici, quindi cose mai studiate. Quindi si apre uno scenario nuovo positivo da un certo punto di vista, ci sarà tanto da scoprire in questo senso. Scenario nuovo positivo, anche questo io me lo annoterei, servizio glaciologico, cioè questa potrebbe essere più che un limite un'opportunità. C'è un'opportunità di proporre qualcosa di nuovo che però comunque mantiene la montagna, mantiene l'attenzione sulla montagna, sui cambiamenti che stanno avvenendo, per cui si può anche cercare di vederla sotto quest'ottica, rinnovarsi come opportunità, non come rinuncia a qualche cosa che è paleo, ma più proiettata su quello che può essere il futuro. Nient'altro. Una riflessione che mi veniva però, vabbè, sulla testimonianza, sui ghiacciai come testimoni e gli operatori glaciologici come testimoni di qualcosa che hanno vissuto, eccetera. Io ricordo benissimo quando da bambino, medie, fu invitato
un partigiano, un ex partigiano, che appunto visse la resistenza e la portò come testimonianza. E ricordo che fu veramente la ricordo tutt'oggi molto bene, molto, in maniera molto viva. Un po' vedo l'opera così, soprattutto come l'hai detta tu, Riccardo, a un certo punto, un po' forse la testimonianza di qualcosa, appunto, di una testimonianza da portare avanti il più lungo possibile. Però mentre lo dicevi pensavo, certo, che piano piano anche questi partigiani, uno alla volta, se ne sono andati, così anche queste le persone che hanno visto questi ghiacciai come voi, tra qualche generazione non ci saranno, lì sarà più difficile portare avanti mantenere il ricordo, in termini di mantenimento del ricordo, quello sarà più difficile. Anche in questa ottica direi il rinnovarsi, comportando comunicazione, ma su quello che sarà il futuro, è un'opportunità, una possibilità. Quello ci pensiamo al convegno dei 60. altri 30 di transizione forse ci sono. Potremmo arrivare alla fase delle domande, ma prima vorrei vedere se qualcuno di voi vuole commentare sul discorso del piedistallo che abbiamo lasciato prima, del far scendere l'essere umano dal proprio piedistallo di, appunto, questa visione antropocentrica del nostro pianeta. Secondo, così, giusto un paio di commenti, se l'avete. Secondo voi, tu Luca dicevi che questo sarebbe qualcosa di necessario, se no non se ne viene fuori, detto in poche parole. Tutto ciò è possibile scendere da questo piedistallo in maniera, appunto, comunicando, educando, eccetera, eccetera, o ci vuole una rivoluzione? Insomma, si può fare in maniera soft o ci vuole una rivoluzione, più o meno forte che essa sia? Sento i giovani oggi, poi devo dire, qua faccio pubblicità ai Fridays for Future, ma ci sono sempre anch'io in piazza con i Fridays for Future, ma sentendo loro parlano di, insomma, ci vuole una rivoluzione. Allora, probabilmente ci vuole una sorta di rivoluzione, ma una rivoluzione culturale. E io credo che in realtà questa rivoluzione sia già in atto, perché io la vedo, ad esempio, la vedo in mia figlia che ha 9 anni, la vedo nei suoi compagni di classe. Io credo che loro abbiano, perché sono nati così, una visione del rapporto con la natura e con l'ambiente naturale più mutualistica che utilitaristica, e che quindi riescano già a vedere le cose in maniera diversa. E sono convinta, come ti accennavo e come vi accennavo prima, che questo cambiamento debba davvero partire dal basso, che questa rivoluzione debba partire dal basso e che la formazione sia una delle cose essenziali e più importanti. Formazione? La formazione dei bambini dentro le scuole, cioè ampliare ancora di più questa loro visione, che per tanti di noi è nuova, ma che loro posseggono, secondo me. Quindi secondo me questa rivoluzione è già in atto. E se posso ancora mettere una... Se posso invece innalzare un attimo sul piedistallo ancora le culture indigene, io credo che noi dovremmo ascoltare le culture indigene, prendere esempio dalle culture indigene molto di più, perché loro sono l'esempio netto di quello di cui tu stavi parlando, cioè di un rapporto più mutualistico, e possono insegnarci molto di come esso si possa palesare e possa essere utilizzato anche oggi in un mondo più contemporaneo. Sono sapienti, sono saggi in questo senso, e dovremmo davvero aprire molto di più, dovremmo accogliere molto di più la loro visione, farla molto più nostra. Credo che possa essere fondamentale, e questo ce lo insegna comunque anche la storia, ce lo insegna l'antropologia, il fatto che queste culture abbiano avuto un rapporto sempre più trascendente e mutualistico con la natura. Prova a pensare a Pachamama o a Geo, a tutte le divinità che queste culture hanno sempre adorato, che in realtà non erano altro se non la terra. Che poi quello che mi piace molto della cultura Sami, soprattutto, che appunto ho conosciuto, ma anche altre che ho potuto conoscere, è che sono estremamente
cioè noi abbiamo una visione molto naif, molto romantica delle culture indigene, che se non sono vestiti con i vestiti folcloristici non li riconosciamo come tali, mentre il Sami ha il cellulare, la macchina e tutto, ma comunque mantiene uno stretto contatto, uno stretto rapporto mutualistico con la natura, quindi è possibile per certi aspetti. Assolutamente sì. Queste culture indigene, appunto, che hanno il computer, ma adesso non solo i Sami, altri, io ho conosciuto i nomadi in Mongolia, pescatori in Madagascar, hanno appunto computer, scuole, tutto, si vestono all'occorrenza come noi, all'occorrenza ritirano fuori i vestiti che gli fanno sentire questa appartenenza. Ma sono una chiara dimostrazione che è possibile, che non è una cosa così remota, però vabbè, niente, meglio fermarsi, se no vado avanti ancora per un po'. C'era qualcuno, Domenico, volevi dire qualcosa sì, a riguardo? Sì, poi... se non, sì. Non voglio togliere la parola. Allora, proprio partendo dal tema delle culture indigene, parto anche qua da un aneddoto. Quest'anno, nella COP di quest'anno, ho assistito a un evento promosso dall'IPCC sul tema dell'adattamento e l'adattamento delle piccole isole, no? E c'era nel panel uno scienziato dell'IPCC, altri scienziati che si occupavano di raccolta dati, quindi molto molto analitici, e c'era anche una rappresentante indigena delle popolazioni samoani del Pacifico. La cosa che mi ha colpito è che alla fine, diciamo, quando c'è il momento del trarre le conclusioni, appunto c'era la collega che analizzava i dati, che raccoglieva i dati, che si preoccupava del fatto che non c'erano abbastanza dati, dobbiamo prendere sempre più dati, eccetera, eccetera. E invece la rappresentante del popolo indigeno ha detto, fermi un attimo, cioè è vero che dobbiamo prendere i dati, eccetera, eccetera, ma dobbiamo accorgerci che questa battaglia contro la crisi climatica, questa battaglia per preservare la natura, deve essere anche mossa dal bello, cioè dal sentimento del bello. Cioè il mare per noi è qualcosa che ci fa stare bene, la montagna per noi è qualcosa che ci fa stare bene, e se questo bene si va a perdere, stiamo male anche noi. Qua si collega anche tutto il concetto, ad esempio, che adesso sta anche crescendo, del One Health, quindi della salute umana come salute connessa all'ecosistema, che rientra proprio in quella visione mutualistica che le culture indigene hanno tantissimo. Quindi io mi trovo totalmente d'accordo con la collega che forse adesso siamo arrivati anche a un grado di, come dire, avanzamento della cultura scientifica, che adesso è anche il momento di coniugarla con la cultura indigena. Cioè non solo il pensiero analitico che seziona, eccetera, eccetera, ma la visione molto più propria di quelle delle popolazioni indigene di pensiero olistico. Quindi la rivoluzione secondo me sta in questo, cioè come uscire dal piedistallo. Il piedistallo si è creato perché abbiamo visto sempre la natura come un pericolo, con paura, come qualcosa da conoscere. Sfruttare, esatto. Qualcosa da sfruttare. Qualcosa da sfruttare per il nostro benessere, perché altrimenti stiamo male, no? Questa idea malata, invece è esattamente il contrario. Adesso lo scendere dal piedistallo significa riscoprire, ecco, la chiamerei una rivoluzione del bello anche, no? Cioè riscoprire questo legame, il Pachamama, come qualcosa che ti fa stare bene. Questo potrebbe anche essere una sorta di lavoro su cui potrebbe lavorare il servizio glaciologico, mostrare il bello. Grazie fino a qui, direi che abbiamo finito gran parte degli obiettivi che almeno io mi ero prefisso, e abbiamo però tempo per domande o contributi o quello che desiderate condividere da parte del pubblico. Come ci organizziamo qua? Ci vorrà probabilmente... Ah, li avete? Allora... C'è lì, c'è il microfono. Sì, ma ce l'avete già. Qua. Lascia fare a voi. Accendono da sopra. Allora, qualcuno desidera chiedere qualcosa? Vedo una prima mano alzata, io purtroppo ho i fari puntati belli negli occhi, per cui vedo male. Allora, di mani mi sembra di intuirne diverse, ma farò fatica a riconoscervi. Magari anche se voi mi aiutate dal basso a vedere
con che frequenza e... Ecco, grazie. Ok, la prima che ho visto era qua sotto. Allora, io sono Massimo. E, beh, intanto ringrazio davvero tutti i partecipanti perché gli stimoli sono tanti, le cose che mi piacerebbe dire sono tante, quindi mi limito velocemente a fare una considerazione e magari una domanda. La considerazione è quella che mi trovo assolutamente d'accordo sulla questione dei popoli nativi, che sono fondamentali per noi per permetterci di capire quello che sta succedendo. Papa Francesco dice nel suo sinodo dell'Amazzonia che l'Amazzonia ci salverà, ma non solamente perché ci dà l'ossigeno o le medicine del futuro, ma perché ci dà una visione. Quindi assolutamente d'accordo con Valeria, con Domenico su questa cosa. Quindi anche poi il fatto di aver scoperto un Papa come la frontiera dell'ecologismo odierno mi fa anche pensare, e qua potremmo aprire tante tante discussioni. La domanda è legata alla parola paura. Da un lato c'è quello che Luca Bonardi ci diceva, il nostro quasi ritornare un po' al passato perché c'è tanto da scoprire, è legato un po' al fatto che abbiamo un po' paura. Quindi il futuro è già scritto, lo vediamo, tutto sommato non ci piace granché, allora ho paura e mi guardo un po' indietro. E comunque la questione della paura è fondamentale perché Greta Thunberg ci dice che dobbiamo aver paura. Lei ha paura, le giovani generazioni hanno paura. Quindi quanto nel nostro discorso, e questa è la domanda, ha senso porre l'accento sulla paura? Quanto dobbiamo o non dobbiamo mettere paura? Quindi quanto dobbiamo essere positivi, diciamo, l'ottimismo della speranza, e quanto dobbiamo invece dire siamo pessimisti, ovvero il pessimismo della ragione? Bello. Quanto? Prego, lascio a voi volentieri. Tutti si guardano. Io sì. Ho qualche idea, però non voglio... No, anch'io... qualcuno la dovrà dire la propria idea. Ma io di solito preferisco avere un approccio positivo, nel senso che è anche bello mostrare che ci sono delle possibilità, anche banalmente quando si fa divulgazione, quando facciamo comunicazione, è bello dire che ci sono delle possibilità e che, insomma... possiamo anche fare qualcosa. Puntare solo sulla paura, secondo me, poi ti immobilizza un pochino, no? Invece è bello anche essere positivi. Almeno si cerca di fare qualcosa. Poi uno può riuscirci o non riuscirci alla fine, però almeno ci abbiamo provato, insomma. Allora. Ci sono fior di studi in realtà in sociologia e in comunicazione della scienza che dimostrano che la narrativa della paura, la narrativa della battaglia contro, la narrativa della guerra contro il cambiamento climatico, così non funziona di fatto. Cioè, un fatto è che non funziona, difatti lo vediamo benissimo, non ha funzionato molto finora. Quindi diciamo, da un lato abbiamo un'evidenza di qualcosa che non funziona, da un lato abbiamo un po' l'incognita di funzionerà invece una narrativa sulla costruttività, partecipazione, positività, soluzioni, opportunità. Magari questa la risposta non l'abbiamo per il momento, perché è un po' una nuova fase, ma è garantito che mettere paura... Ora, Greta Thunberg è un'attivista, grande Greta, e comunque devo dire, vabbè, tutto ciò che dice io lo sottoscrivo, perché lo dice bene, e lo dice chiaramente, e lo dice con i fatti, però non è detto che sia il ruolo che dobbiamo assumere noi, il suo stesso ruolo. Questo... effettivamente ho commentato io invece di fare il moderatore. Chiedo scusa. C'era qualcuno? Paola? Col Covid ci hanno messo paura, dicono. Potrei... Sì, ok. Col Covid ci hanno messo paura. E qui potremmo aprire un mezzo capitolo sul confronto Covid e clima. Ma non lo facciamo. Brevemente, come... Però è un'obiezione che ha senso, però il Covid però è durato un paio d'anni, il clima sono 30-40, anzi, sono proprio eventi diversi secondo me. Paola. Allora, anch'io credo che vada valorizzato il positivo,
considerando anche il territorio in cui viviamo, tutto il nostro territorio italiano, ma anche tutto l'arco alpino e oltre, siamo in un territorio dal punto di vista ambientale, territoriale, paesaggistico, culturale, delle tradizioni, storico, che è ricchissimo. E quindi forse mostrare il bello per, in contrapposizione, fare comprendere che c'è l'altra faccia della medaglia, e puntare sulla conoscenza, sulla cultura, sul fatto di apprezzare l'ambiente, quindi di entrarci, di entrare in contatto, di entrare in connessione. Poi c'è un'altra paura, Massimo, perché io pensavo, quando tu hai detto la paura, invece a me è venuta in mente un'altra cosa che era un pochino legata a tutto il discorso che è stato fatto, no? Perché c'è questo principio oramai di anni fa di questo autore Cornell sulla sindrome d'alienazione della natura, quindi da quanto noi ci siamo allontanati dall'ambiente naturale, chi più, chi meno, e quanto una malinconia interiore però scaturisca da questo allontanamento, una malinconia che non riusciamo a riconoscere se non in un benessere quando ci muoviamo negli ambienti naturali. Ma un ambiente naturale che può essere anche la pianta del basilico in casa, perché cerchiamo comunque una piccola connessione sempre con qualcosa di vivo che è oltre l'uomo, che è oltre noi. E veramente a volte può essere il mazzo di fiori la pianta di basilico, ma quello sguardo che noi possiamo avere per questa forma di vita ci ricollega a una nostra natura ancestrale. Allora, l'entrare in natura, c'è stato il lockdown e sappiamo quanto questa costrizione poi, una volta che è stato tutto aperto, che poi è stato aperto gradualmente, però abbia creato nelle persone un desiderio di andare in ambiente. Ma io ho percepito anche paura, ci sono state tante paure nelle persone nel riconquistare lo spazio fuori casa, che fosse lo spazio urbano, che fosse il parco urbano, che fosse il bosco. Quante persone hanno paura di andare in un bosco di notte? Hanno paura del contatto con gli animali selvatici? Quindi nella nostra immaginazione c'è la bellezza di dormire sotto un cielo stellato, quindi di ricreare questo contatto, ma abbiamo paura magari del silenzio, abbiamo paura del buio, abbiamo paura del vuoto, abbiamo paura perché questo ci... cioè fa parlare il nostro essere interiore, no? In queste condizioni. E quindi io pensavo invece che tu ti riferissi a questa paura. E con le scuole io sono d'accordissimo con Valeria sul discorso di assolutamente entrare in contatto con i bambini, di aiutarli nella crescita a questo contatto. E purtroppo quello che stiamo vedendo è una difficoltà anche della post pandemia nel muoversi fisicamente, nella propriocezione, nel camminare. Quindi c'è stato comunque un grande cambiamento anche nel loro sviluppo motorio, e anche questo è importante, riportarli in natura, camminare su terreni scoscesi è qualcosa che sicuramente non si può non legare al benessere personale, a una crescita che poi va di pari passo ovviamente con una crescita cognitiva, perché noi sappiamo quanto la crescita ovviamente della propriocezione poi aiuti anche quella cognitiva, se no è veramente non può essere un futuro, insomma, con una bella prospettiva, e noi dobbiamo invece cercarla. Sì, salve. Okay. Complimenti per tutte le cose che avete detto, bellissimo, interessante. Ci sarebbero decine di spunti, ne prendo uno che ho discusso con Paola prima nella pausa, che è stato tirato fuori dal professore, e cioè il piedestallo. Noi sappiamo benissimo da dove viene, dal signor Cartesio, da questo che è stato un po' anche, come dire, è riuscito a giustificare quello che avevamo bisogno in quell'epoca per uscire anche da epoche oscure, insomma, cose che sappiamo, e per giustificare anche la rivoluzione industriale, naturalmente. Però da scrittore sono molto interessato al linguaggio, cioè per scendere dal piedestallo, per esempio, faccio una provocazione, perché noi continuiamo a chiamare cambiamento climatico una cosa che esiste da miliardi di anni? Semplicemente abbiamo fatto in 250 anni quello che la Terra fa in un milione di anni. Allora perché non lo chiamiamo disturbo climatico? Questo lo fanno, il grande autore americano Barry Lopes, scomparso 2 anni fa, nei suoi libri lo chiama così.
E sono piccole cose che noi comunicatori dovremmo utilizzare, perché è come dire, la difficoltà tra le mille difficoltà che hanno loro a comunicare, li capisco, perché tutti abbiamo difficoltà. Tu stai lì, fai dei ragionamenti, poi arriva uno, ti fa ragionamento da bar e ti stronca con lo slogan non c'è speranza, no? Però tornando al discorso del piedestallo e quindi anche al mondo indigeno, che conosco bene per svariate ragioni, i diritti della natura, signori, non c'è un'altra strada. Io ho tradotto il libro di Cormac Cullinan, leggetelo, I diritti della natura, nel 2012. Abbiamo portato in Italia Thomas Lindsay e Mary Margil, che hanno scritto la Costituzione dell'Ecuador nel 2008, di cui scrissi io con molta difficoltà su dei giornali, ma molta difficoltà, perché non, perché come sentire parlare di diritti della natura. Mi sono per esempio anche confrontato con istituzioni a piccoli livelli locali, io vivo in montagna, piuttosto che più grosse, la parola diritti della natura fa scattare una paura atavica in questo cartesio dentro di noi, no? E invece il paradigma giuridico che va cambiato è proprio questo. Come è stato fatto, come hanno preso le terre i Sami e tutti i popoli indigeni del mondo? Perché i popoli indigeni non avevano il diritto romano, quindi loro mica avevano, lo sapete, non avevano dei documenti che dicevano quello che diventerà il Minnesota è mio piuttosto che la Norvegia del nord, Sápmi, quelle terre meravigliose lassù, no? A nord. Siamo andati lì e abbiamo detto, ma no, il nostro diritto dice che siccome non è di nessuno, questa terra diventa mia. Quindi sebbene io sia una persona più spirituale che giuridica, però mi rendo conto, vivendo in un mondo terreno, che su questo dobbiamo molto agire. Nel caso dei ghiacciai e quindi dell'ambiente alpino, ricordando come tutto è connesso, quello che accade ai ghiacciai, eccetera, 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 pensiamo se noi riuscissimo a convincere dei soggetti politici a non avere paura di essere umani, di non essere antropocentrici, di far parte, come la chiama Cormac Cullinan, della comunità della Terra. Io lo lancio qui, sperando, voglio dire, anche ricordando che il 12-13 febbraio votiamo, e vedremo. E, insomma, di non vedere pubblicità di politici, che ho fatto vedere prima qualcuno, che dicono non preoccupatevi, vi diamo i soldi per gli impianti da sci, giusto per dirne una, no? Ma riconosciamo i diritti, per esempio, della natura, facciamo un esperimento, prendiamo una zona di montagna, non so, quello che vi viene in mente, il mio è un urlo disperato, non è una cosa razionale, e lì applichiamo il paradigma dei diritti, cambiamo il paradigma giuridico, cioè se una cosa fa male all'ecosistema non si fa, punto. E perché non riconoscere che un albero è mio fratello, che il fiume ha i miei stessi diritti, che io non mi sento di avere più diritti di un sasso? Quando vado in Adamello, che è vicino a casa, non ci, dove si sono ritirati, perché li ho visti anch'io in questi 30 anni, anche dei nevai, comunque quelle pietre sono mie sorelle, cioè nel senso sono, come direbbero gli animisti, no? Cioè sono figure che noi dobbiamo non aver vergogna di dire, e quindi passare da quello che dicevano Valeria e Paola, per esempio, faccio un esempio, dall'emozione. L'avete chiamato in un altro modo, comunque io credo sia quello. Emozionare le persone, cioè fargli vedere che quella cosa è la tua famiglia. Sono percorsi certo, molto brevi. Questo potrebbe essere uno dei Homo sapiens, del... e mi taccio. Certo. Come sapete, noi abbiamo un grosso problema. L'Homo sapiens culturalmente moderno, che circa è 55.000 anni di storia, e fa questo viaggio del resto veramente formidabile, ha un piccolo problema, non ha il senso del limite. Noi siamo la prima generazione, le prime generazioni di Homo sapiens che sono costrette, qualcuno ha parlato di limite prima, a avere a che fare con l'idea di limite. Lasciamo stare Elon Musk, ma se ne vada su Marte, volentieri, lui e il suo amico Bezos, non c'è problema. Noi invece dobbiamo avere, è bellissimo avere un senso del limite, e per chi ama la montagna, come voi, come noi, è bello quando siamo lì, ma non per scalare, ma proprio avere il senso del limite, che non devi fare una cosa che non va bene, perché se tu la fai alla montagna, la fai a te stesso. Cioè, Aldo Leopold, che potrebbe, se conoscete, appunto, rientra tra quelli che potrebbero essere gli obiettivi. Ci ha insegnato che l'ecologia è un fatto spirituale prima di tutto. Sì. E dopo arrivano i dati. Grazie. 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 È verissimo. C'era, ecco. Manomissione. Sempre più pesante, tra mezz'ora saremo... Manomissione, io suggerisco. Beh, mettiamo paura. Chi abbiamo? Buongiorno Filippo Camerlinghi. Buongiorno. Domanda estremamente pragmatica. Mi date gli scenari possibili per il futuro? Proprio perché prima si è parlato un attimo di scenari dei ghiacciai. Scenari dei ghiacciai. Sì, perché prima... alpini, immagino, sì, del futuro. Sì, perché si parlava di 30, 40, 50. Credo che questo pomeriggio ci sia qualcosa a riguardo, giusto? Perché se no rimanderei questo pomeriggio, ma se rapidissimi, può spoilerare? Per... velocissimi, spoileriamo. Sì. Spoiler. Allora, gli
ghiacciai alpini continueranno ad arretrare per almeno 30 anni, perché già abbiamo raggiunto una temperatura alla quale i ghiacciai non si sono ancora adattati. Già quella degli ultimi 30 anni ci porterà a perderne un altro 30-40%. Dopodiché iniziano a uscire gli scenari. Se stiamo entro i 2 gradi, iniziamo a stabilizzare un pochino anche i ghiacciai e ne perdiamo il 60% di quello che c'è adesso. Se invece le temperature e le emissioni continueranno ad andare su, a fine secolo arriviamo a quasi zero, qualcosa sulle cime più alte. Questa è la sintesi estrema, poi che si declina ovviamente a scala locale, a quote diverse, a zone diverse, questa è un po'... È per questo che gli scienziati insistono sulla grande diversità, differenza tra stare sotto a 1,5 o 2, esatto, e superare, cosa che nei quotidiani, appunto, si parlava dei media incapaci di comunicare, questo proprio non esce, ma c'è una grandissima differenza, sì, proprio per la nostra società, comprese le nostre attività economiche, industriali, sociali, fa una bella differenza. Questo è difficilissimo da far comprendere. C'era però il microfono già nelle mani di qualcuno, poi abbiamo qui davanti, la signora prima mi ha chiesto di intervenire. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti, sono Massimo Villa e sono il presidente del Rotary Club Medevigevano. Sono qui con altri presidenti del gruppo Sforzesco e volevo fare darvi una testimonianza e poi fare alla fine una domanda. Ci ha citato Giovanni Prandi all'inizio, perché come Rotary credo che molti di voi ci conosciate, ma siamo un'associazione che si occupa fondamentalmente di essere al servizio della comunità e tra i nostri valori c'è appunto anche quello dell'ecologia, dell'attenzione all'ambiente, per cui uno dei nostri presidenti del nostro gruppo, che conosce Giovanni, ci siamo incontrati con lui e abbiamo deciso di fare qualcosa, che è proprio nella logica che dicevate anche voi, che ciascuno di noi può e deve fare qualcosa. Abbiamo fatto un progetto, un service, come lo chiamiamo noi, che si chiama Dalla parte dei ghiacciai e che fondamentalmente ha due aspetti, lo dico brevemente. Uno è, abbiamo sentito Giovanni per capire, ma cosa avete bisogno un po' voi, per cioè come possiamo aiutarvi? E qui quello che volevo sottolineare era un po' la concretezza, poi torno anche con la domanda. E molto semplicemente lui ci ha detto, guarda, una cosa che a noi serve molto per tenere sotto controllo la situazione è avere un drone, semplicemente un drone un po' particolare per misurare bene l'andamento dei ghiacciai. Ed è questa è stata una prima donazione che noi abbiamo fatto e ne parlavo prima con Giovanni, verrà messo presto in azione. La seconda cosa però è stata una cosa ancora più importante, perché se questa è stata una cosa tecnica per aiutare scientificamente a fare il proprio lavoro, a fare voi il vostro lavoro, la seconda rientra un po' in quello che diceva penso Valeria, la ragazza con origine Sami, giusto? Sì. Perché lei prima parlava della rivoluzione che ci deve essere in atto un po' per sensibilizzare. E noi, ecco, quello che abbiamo fatto con Giovanni, l'idea parte da lui e noi abbiamo collaborato, è stata quella di creare una mostra itinerante dove con sistemi multimediali piuttosto che semplici pannelli fotografici e video abbiamo messo questo a disposizione della comunità per rendere visibile il fenomeno.
Tra l'altro c'è stato anche un fine settimana a Santa Caterina Valfurva al ghiacciaio dei Forni e vabbè, io sono stato impressionato quando con la bindella Giovanni ha misurato dall'ultima volta, quindi qualche mese prima il ghiacciaio era arretrato di 17 metri, quindi io mi sono immaginato 17 metri sono sei piani di un palazzo. E, però sto uscendo dal seminato e volevo dire questa mostra itinerante dedicata alle scuole, quindi proprio perché i ragazzi, i bambini sono ovviamente gli adulti di domani e noi abbiamo già fatto abbastanza danni e quello che adesso è il momento per cercare di riparare è puntare ovviamente su di loro. Un numero, io sono di Vigevano, abbiamo fatto la prima mostra a Vigevano, sono venute delle scolaresche, sono venute più di 1000 ragazzi. E ne parlavo prima con Giovanni, diceva dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria, c'è stato veramente un grande interesse. Questa mostra itinerante, che è appunto l'obiettivo di andare verso le scuole, verrà ripetuta poi ad Abbiategrasso, Pioltello, poi a Brescia. Speriamo quindi che ci siano tante altre attività magari supportate da Rotary proprio su questi temi. Assolutamente, sì. La domanda è una... Abbiamo purtroppo 10 minuti, ecco, perfetto. Faccio subito la domanda. Abbiamo 10 minuti magari per una domanda o due ancora, sì, Massimo. Sì, la domanda era un po' a Valeria, a Paola. In base a quello che ho sentito, che avete detto, che ho detto anch'io, come vedete voi se questa rivoluzione nei giovani effettivamente state riscontrando una rispondenza che gradualmente sta aumentando appunto questa sensibilità e poi sempre tornando in termini di concretezza se c'è che cosa vedete che da un punto di vista delle istituzioni già concretamente si sta facendo. Quindi al di là dei proclami, delle dichiarazioni, dei intenti della Convenzione di Parigi, effettivamente calando un po' nel concreto, che cosa vedete che c'è in essere? Grazie mille. Allora, come dicevo prima, vuoi rispondere tu? No, vai, inizia. Ok, come dicevo prima, sarò breve così magari diamo spazio anche agli altri. Io vedo una rivoluzione in atto, soprattutto nei bambini. Io lavoro prevalentemente con i bambini, quindi con degli esseri molto giovani, con delle menti molto giovani, e io in loro vedo questa rivoluzione in atto. Hanno appunto, come dicevo prima, un rapporto molto più mutualistico con la natura rispetto a quello che ho anche io, ad esempio, che magari ho dei comportamenti impropri a volte, ma che mi sono stati inculcati da come sono stata cresciuta, semplicemente da come sono stata formata. E per quanto riguarda le istituzioni, io credo che noi la mettiamo sempre un po' troppo facile, no? Parlando delle istituzioni, le istituzioni, in realtà anche le istituzioni sono fatte da persone, quindi dipende da chi c'è all'interno di queste istituzioni. Io lavoro con istituzioni illuminate, come ad esempio, faccio anche dei nomi, tranquillamente il Parco Nord di Milano, io credo che sia un'istituzione illuminata, seppur molto piccola, e altre invece che sono molto arretrate, molto lente, che non riescono a cavalcare questo cambiamento molto veloce che c'è in atto, sia a livello di cambiamenti climatici, ma anche cambiamenti a livello culturale. Quindi io credo che dipenda molto dalle persone. Scrivo quello che ha detto Valeria, nel senso che allora il discorso sulle istituzioni lo condivido in pieno, il discorso sul cambiamento in atto nei ragazzi, allora è percepibile, si vede, hanno un'impostazione mentale diversa dalla nostra, quindi sicuramente laddove c'è stato un lavoro, un cambiamento c'è. Allora, non c'è capillarità in questo, nel senso che non è che in tutto il mondo dell'educazione formale, della scuola, riesce a entrare in contatto
con delle esperienze di educazione alla sostenibilità o delle attività in natura o laboratoriali tali da uscire da quello che è la normalità del contesto scolastico e quindi sicuramente non abbiamo un discorso di capillarità. Quello che conta tanto, secondo me, è quello che succede poi nella famiglia e io sono abbastanza in disaccordo con chi dice che bisogna educare i bambini per educare i genitori, perché i genitori sono adulti, hanno una responsabilità, non possiamo delegare ai bambini la responsabilità educativa dell'adulto. Il bambino può portare una buona pratica in famiglia, assolutamente, perché magari è stato reso consapevole o si è consapevolizzato in base a un'esperienza che gli è stata, a cui, insomma, a cui ha partecipato e la può riportare in famiglia. Però poi questa educazione che partiva dal basso, di cui parlavamo prima, questa partecipazione attiva, è importante che venga fatta a tutti i livelli, è importante che i genitori siano pronti ad accogliere il cambiamento del bambino, perché se poi noi genitori, va bene, vediamo il cambiamento, però poi è sempre lo stesso discorso di prima della coerenza, della distonia, no? Quindi ci comportiamo in modo differente o facciamo solo alcune scelte per... non far rimanere male il bambino che ha riportato in casa una determinata buona pratica e non si va da nessuna parte e quindi serve un cambiamento su tanti livelli. Posso essere un intervento? Io sarò velocissimo perché volevo essere molto diretto su quella che è la mia opinione su questa cosa, che secondo me è vero che è bellissima ed è ottima la rivoluzione a livello scolastico. Abbiamo un problema che questo non deve toglierci dal fatto che quelli che decidono il futuro del mondo siamo noi oggi, adulti, e c'è poco tempo. Non abbiamo tempo di aspettare che i bambini di oggi diventino i dirigenti del futuro, del loro futuro, perché quando arriveranno a quel punto lì i giochi saranno già fatti, in larga parte per quanto riguarda il clima, quindi cioè, questo non deve toglierci dal fatto che il cambiamento non deve essere solo nei bambini, così gli adulti, quello che è fatto e ormai noi siamo anziani. E forse fosse successo 30-40 anni fa, sì, avremmo avuto, è una questione fisica, avremmo avuto il tempo di riuscire a stare nei tempi, stare nel grado e mezzo, stare nei due, adesso no, abbiamo poco tempo, pochissimo, e quindi la cosa deve essere estesa a tutte le fasce di popolazione, insomma, quindi A proposito di paura, ci giochiamo qui purtroppo, mi sa che devo far parlare i relatori, abbiamo Domenico e tu Luca volevi dire qualcosa e poi sì, concluderemo. Sì, lascio la parola, ci sono altre persone. Ci sono tantissime mani, lasciamo... Sì, magari la raccogliamo. Prego, vogliamo... Raccoglierne un po'? Raccogliamo. Ma in realtà sono le... Io sono emigrato in Svizzera, per cui tu mi dici 12 e mezza, io 12 e mezza. Siamo a Milano, posso aggiungere? Ok. Ok, vogliamo raccogliere allora, però vi chiedo a chi ha adesso il microfono e magari altre due mani alzate, vi chiedo di essere veramente succinti, rapidissimi, possibilmente una domanda, un contributo, ma brevi. Grazie, buongiorno Monica. La contraddizione dell'alta montagna che è il testimone dei cambiamenti climatici ed è anche l'emblema del non guardiamo nell'abisso. Olimpiadi, conosco da vicino la realtà commerciale di una stazione turistica alpina, il tema non esiste. Quest'estate un operatore glaciologico ha testimoniato l'estinzione di un ghiacciaio in quell'area. È un non argomento, il nulla, non esiste. Domanda veloce, quanto l'alimentazione c'entra con tutto questo tema dei cambiamenti? Perché io trovo che ci sia un feticismo del supermercato e ci sia un problema alimentazione, cambiamenti climatici, camion, merce, consumo. E sul tema dei Sami, delle popolazioni indigene, il grande rimosso del tema morte dell'uomo, perché il ghiacciaio può morire, l'orso bianco può morire, il lupo deve crepare perché adesso si è già fatto allargato troppo, ma la difesa di ogni singola esistenza del terrestre umano invece è sacra e qualunque mezza cosa succeda, cioè l'attacco non è stata
fatta prevenzione, non abbiamo protetto l'uomo, invece siamo 8 miliardi e sarà ora che cominciamo a estinguerci, forse. La domanda si... Okay. Ah, sì, già risposta, estinguiamoci. Domanda e risposta in una sola. Ottimo, così abbiamo un pacchetto completo, domanda e risposta. Vai, la prossima. Grazie mille ai relatori, ai relatrici. E... Scusate, sì, magari mi alzo in piedi un attimo. Allora, sono Erika Soana. Io mai mi sarei immaginata di fare politica nella vita. Ho sentito l'urgenza, la chiamata del cambiamento climatico, mi sono buttata alle elezioni perché mi sono detta qua c'è qualcosa da fare. E niente, al momento sono assessore di municipio 7 di Milano. E avevo una domanda. Allora, sul tema rivoluzione, che mi è piaciuto molto, e anche sul tema, prima il signore parlava dei limiti. Io di fronte a questa lotta che cerco di portare avanti, tra l'altro non sono da sola, ci sono tantissimi giovani e non giovani, e di questo sono molto felice. Portare avanti questa rivoluzione in una società che è abituata ad andare avanti senza limiti, quindi questa società capitalistica che ci crea ogni giorno continui bisogni, a volte anche non bisogni, anzi molto spesso non bisogni reali, ecco, io questo lo vedo come un grosso limite a questa rivoluzione e mi chiedevo qual è il vostro pensiero su questo, come lo potremmo superare, spero ancora che ci sia la speranza di superarlo. Grazie. Grazie, grazie anche per la brevità nel far porre la domanda. C'era una signora qui di fronte. Arriva. Volevo solo chiedere una cosa. Non è possibile mettere in evidenza sulla stampa quanto consuma un italiano rispetto a quanto consuma un indiano, perché tutti diciamo siamo in 8 miliardi. Ma noi 60 milioni di italiani quanto consumiamo rispetto al miliardo e mezzo di indiani? 4 rispetto a 0,6. Appunto, ma metterle in evidenza. E per quanto riguarda i bambini, per quale ragione i bambini devono essere accompagnati da un SUV a scuola elementare? Non hanno due gambe con cui andare a scuola e magari risparmieremmo? La domanda è per quale ragione... Beh, il discorso di prima dei genitori. Vogliamo raccogliere l'ultimo domanda, c'erano tante mani alzate, ancora un'ultima e poi potete rispondere a ruota libera per... Ci saranno sempre i su. Mano alzata. Sì, velocissimo. Cioè, che rapporto tra scienza e attivismo? Etica. Ok, perché secondo me è fondamentale. Grazie. Scienza e attivismo, questa è un'altra domandona. Qui davanti c'era Gogna, qui voleva... Signor Grazie. Buongiorno a tutti, sono Alessandro e volevo brevissimamente rifarmi un attimo al discorso, ce ne avrei tante cose da... però quella che più mi preme è l'affermazione che ho sentito dire prima sulla paura, no? Io sono d'accordo sul fatto che non occorre, anzi, che è negativo insistere quasi esclusivamente su fare terrorismo, no? Come per esempio appunto per il Covid è stato fatto. I risultati sono stati nulli. Nello stesso tempo mi preme osservare che la paura è il primo stadio di un processo. C'è sempre la paura. Deve anche esserci la paura, perché se non c'è la paura, che è veramente basic come situazione mentale, psichica, non si va da nessuna parte. Senza l'Antico Testamento, che è un insieme di libri veramente terrorizzanti, con un Dio veramente cattivo, dove si è anche tentato di ribellarsi, no? C'è stato Giobbe. Ecco, senza un Antico Testamento non sarebbe venuto fuori il Nuovo Testamento, quindi l'amore è necessario, perché noi scendiamo dal piedistallo, può nascere solo dalla paura. Quindi non è una domanda. Ok,
In termini di domande, perché si va col SUV? Perché secondo me in realtà è ben più ampia, come mai ci si muove col SUV anche quando non sarebbe necessario? E l'altra che adesso mi sfugge, ma che era attivismo e scienza. Se posso, Domenico. Una che risponde a un po' di domande, partendo dalla, appunto dal ruolo dei giovani. Allora, questo è un tema che mi sta molto a cuore, perché secondo me dobbiamo fare un po' di chiarezza anche tra di noi, nel senso che, cioè, i giovani, come diceva Valeria, hanno capito, ok? Hanno capito, non c'è bisogno, cioè, bisogna educarli, bisogna dargli gli strumenti per, come dire, cogliere la loro intuizione, ma hanno capito il problema, forse anche più inconsciamente di quanto noi pensiamo. Però il tema sta proprio nel dargli gli strumenti. E secondo me è veramente errato, e lo sottolineo, veramente errato, come dire, sbolognare il problema, per dire, ma i giovani tanto adesso, tocca loro. No, tocca a tutti, perché i giovani, se non hanno gli strumenti, cioè se non conoscono per esempio come funziona un modello matematico, che magari lo spiega un professore di matematica che ha molti più anni di loro, non hanno gli strumenti, cioè li lasciamo, come dire, il mondo... Noi con una conoscenza buona del mondo, loro, vabbè, adesso tocca a te, fattela. No, non ci sto su questa cosa. E penso che, ad esempio, prima si citava l'accordo di Parigi. L'accordo di Parigi si basa su una cosa fondamentale che parte dalla definizione di sviluppo sostenibile, che è l'equità intergenerazionale. L'equità intergenerazionale e il dialogo intergenerazionale. L'equità intergenerazionale, il dialogo intergenerazionale sono proprio questo. Cioè deve esserci un dialogo, una trasmissione di contenuti, di conoscenze, affinché le generazioni future possano avere un mondo almeno pari a quello che stanno vivendo, se non migliore. L'idea sarebbe migliore, l'evoluzione sta in questo. E proprio riguardo all'accordo di Parigi, adesso non voglio difendere, come dire, fare l'avvocato del diavolo, perché chiaramente è un processo complesso, eccetera, eccetera. Però per capire che utilità hanno questi accordi, eccetera, eccetera, bisogna pensare un po' a quando si gioca una partita di calcio, no? Cioè, se il portiere non lancia la palla in avanti, la squadra non corre in avanti. Chiaro che tu hai la probabilità di poter fare gol, se hai una buona strategia, e qua il ruolo della società civile, oppure puoi non farlo se fai delle strategie sbagliate. Però qualcuno che lanci la palla deve esserci. Questo è stato l'accordo di Parigi. Cioè senza quello non ci sarebbe stata una legge europea sul clima, non ci saremmo qua a parlare, non ci sarebbe stata Greta, non ci sarebbe stato, come dire, l'attenzione che è stata cresciuta. Quindi qualcosa è cambiato. Chiaro che è un processo umano, ed è un processo, e quindi è fallibile. Sta a noi arrivare all'obiettivo il meglio possibile, ed è questa la grande lotta anche all'interno dei negoziati, cioè raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Però è importante che questi obiettivi ci siano, perché sennò, vabbè, noi potremmo essere qua un circolo di appassionati e il tema che stiamo trattando non sarebbe di interesse comune. Grazie all'accordo di Parigi questo è di interesse comune. E qua rispondo al tema della paura. Il tema della paura è importante perché attiva, e sono d'accordo su questa cosa, ma psicologicamente anche la nostra psiche è fatta nel modo in cui, se c'è uno stimolo troppo elevato, questo diventa poi nullo, cioè viene messo a tacere. Quindi se si basa solo la strategia sulla paura, quella cosa viene praticamente messa a tacere dalla mente, che dice basta, non ne posso più. E questo non va fatto, va data l'opportunità, la soluzione. Quindi c'è la fase di crisi, di paura, di spavento, eccetera, eccetera, e poi c'è la fase di opportunità. E in questo Greta, cioè, secondo me non va neanche travisato troppo il messaggio di Greta, perché Greta, a parte che si rivolge anche soprattutto al popolo, alla categoria dei decision maker, che quella sì è stata ferma per troppo tempo e non ha fatto quello che diceva di dire. E il messaggio di Greta, cioè la paura che dice Greta, è più qualcosa legata all'ineluttabile, che è un'altra categoria secondo me, non è proprio la paura in sé. È il dire questa è la realtà, è realismo, non è paura. Cioè questa è la situazione, e tu il tuo tentativo di fuga dalla realtà non lo puoi scongiurare.
e devi e finché lo scongiuri avrai paura, perché tu dici ok, no, non voglio guardarla quella cosa, voglio andare da un'altra parte. Quindi attenzione a questa cosa, secondo me. Grazie. Attivismo e scienza, ultima battuta, sì. Poi direi che dovremo chiudere. Rispondo io? Sì. Volevo appunto, rispondo brevemente su questo aspetto dell'attivismo e della scienza, un po' perché forse mi ritrovo, nel senso che essendo ricercatrice e facendo parte poi di un ONG in cui siamo praticamente attivisti. E, a questo proposito è un tema ultimamente molto interessante, perché a proposito dei giornalisti che quando capita l'evento devono per forza fare la notizia, no? Ultimamente con anche tutti, diciamo, le ultime azioni degli ambientalisti che ci sono state anche in Europa, in Italia, eccetera. Poi puntualmente arriva il giornalista che va a chiedere allo scienziato ma lei cosa pensa di questo atto? Che lo scienziato, mi viene da dire, forse non è il suo commentare questo tipo di azioni. Però qui è un punto importante, perché poi anche la comunità scientifica in generale poi si interroga su questo aspetto. Anche sull'attivismo ci sono diversi tipi di attivismo alla fine. E, ci sono magari degli attivismi un po' più attivi, un po' più che sembrano, fanno queste magari delle azioni un po' più visibili, e poi c'è anche tutto un attivismo magari più di base, più continuo, meno visibile, ma che è importante lo stesso. E secondo me questo è un po' il compito della divulgazione, nel senso che l'attivismo che può fare la comunità scientifica è quello di divulgare, appunto per rendere consapevole la popolazione e tutti i cittadini delle tematiche che vengono studiate tutti i giorni dalla comunità scientifica. Spesso gli scienziati sono appunto resti a fare questo tipo di attività, perché l'obiettivo è quello di fare la propria ricerca, scrivere il paper, perché l'importante è pubblicare, fare la propria pubblicazione, finisce lì. E poi la divulgazione nessuno ha mai voglia di farla. In realtà l'attivismo per la comunità scientifica secondo me è proprio questo, è proprio portare al grande pubblico quelli che sono i risultati delle proprie ricerche. Quindi i vari tipi di attivismo, ognuno deve fare il suo, un po' come quello che dicevamo prima, qualcuno si può dedicare più a un'attività, più a un'altra, può portare il suo contributo alla causa. Anche dal punto di vista dell'attivismo ci sono varie tipologie di attivismo, e quello secondo me della comunità scientifica può essere questo. Grazie. A questo punto non posso che ringraziare relatori e relatrici per il vostro impegno, ringraziare voi di essere stati qua fino all'ultimo e gli organizzatori. E ora lascio a voi la parola. Grazie a tutti, grazie della partecipazione e di questo dibattito. Funziona. Grazie a tutti, grazie della partecipazione di questo dibattito molto interessante, con un sacco di spunti di riflessione. E volevamo omaggiarvi della maglietta del convegno come ricordo e come ringraziamento della partecipazione. Grazie. Direi di partire la maggi. Presidente, quella extra large. Con la 2XL, no, ma è anche come cappello. La grazie, lo faccio mettere a mio figlio. Vai tranquillo. Che c'ha solo 11 anni. E gli entra l'XL, meno male. La strada. Bello. Grazie. Oh, grazie. Mica devo mettere. Metti subito. Dunque, siamo arrivati alla pausa pranzo, abbiamo tempo fino all'1:30 circa, poi ricominciamo.